Giugno 2019 la Regione Campania presentava la nuova pista d'atletica dello Stadio Collana, che si apprestava ad essere stadio d'allenamento per le Universiadi. Mancavano ancora le tribune, che dovevano essere ricostruite, mancavano i lavori di ristrutturazione delle piscine e quelle all'ala diroccata che affaccia su Via Ribera. Ma da Palazzo Santa Lucia rassicuravano sul cronoprogramma. A distanza di 2 anni, con il Covid a fare da sfondo, il Collana è ancora in attesa di essere completato e restituito alla città, ma soprattutto alle associazioni sportive. Laggiano, alla luce degli ultimi avvenimenti e sulle voci che si susseguono sulla sorte dello stadio vomerese, ha tenuto stamane una conferenza stampa per fare il punto della situazione. Paolo Pagliara, socio di maggioranza della Giano, attacca le istituzioni. Purtroppo siamo un ritorno al passato, azioni temerarie partite da chi non ha rispettato il bando. La Regione Campania ha firmato con noi degli accordi e attualmente l'unica inadempiente è lei. Abbiamo documentazione che prova tutto ciò, non inventiamo niente. Ma il problema è un altro, chi perde in questa praticamente vicenda sono solo gli sportivi, sono i cittadini del Vomero, le scuole, i disabili. Abbiamo fatto tanti investimenti e ad oggi abbiamo un impianto, anche se parzialmente aperto, ma che viene utilizzato. Presenti anche i campioni olimpici Patrizio Oliva e Diego Occhiuzzi, che sperano in un cambio di rotta a favore soprattutto di bambini e degli sportivi napoletani. In tutta questa diatriba l'unico danneggiato è proprio lo sport, perché lo sport è importante, lo sport ha sempre avuto una valenza sociale, di prevenzione a patologie mediche, ma mai come in questo momento lo sport ha bisogno proprio di entrare vicino ai bambini. Noi vogliamo al più presto che questa struttura possa riaprire. Sono passati 2 anni difficili sicuramente per tutti e lo sport può aiutare. Lo sport può aiutare, noi abbiamo bisogno di fare sport, noi siamo operatori di sport, abbiamo vissuto lo sport, vogliamo far continuare a fare sport nel più breve tempo possibile, per cui grazie a un accordo che abbiamo con la Giano noi porteremo la scherma, come mille colure, la scherma e la box all'interno dello stadio Collana e ci auguriamo di farlo nel più breve tempo possibile.